Questo nuovo programma di eventi che Città Visibili sta caratterizzando la città e continuerà a caratterizzarla fino al 5 di giugno, giornata in cui festeggeremo tutti insieme l'adesione della città di Torino alla Giornata Mondiale dell'Ambiente. In questi primi giorni di eventi, di iniziative, di dibattiti è forte l'interesse da parte della comunità nel comprendere che cosa sta avvenendo a livello nazionale, internazionale, ma soprattutto nel condividere le buone pratiche che caratterizzano già la nostra città e possono essere, e sicuramente lo sono, un'utile, diciamo, occasione di riflessione per la città del futuro. L'obiettivo è ambizioso, è quello di immaginare una città più smart, più intelligente. Questo può avvenire solo attraverso la messa in rete di tutte le esperienze che già caratterizzano virtuosamente il nostro territorio. Questo principale obiettivo mi pare che si stia raggiungendo grazie a questo insieme di iniziative che appunto rientrano all'interno del cartellone più ampio delle città visibili. In particolare invito tutti quanti domani, domenica 27 maggio in Piazza Vittorio, sarà l'occasione per raccontare una comunità, che è la comunità del Po. Saranno tanti protagonisti, sarà coinvolto anche il Parco del Po, saranno tante le occasioni in cui condividere ciò che ciascuno di noi può dire rispetto al rapporto che ha con il principale fiume della nostra città, ma sarà l'occasione anche per scoprire le tantissime attività che animano una comunità ricca, che fa già della sostenibilità, una occasione di riflessione quotidiana.